Signori, questo oggi giochiamo a Nightmare Cathedral che è un gioco appena arrivato da GameFound in realtà questi progetti quando arrivano io sono ringaluzzito in maniera esagerata perché a volte ne perdo le tracce poi arriva sotto casa e dice Ah, ma esiste ancora questo ed è un progetto nato su GameFound e prima di tutto per tutti coloro che ma in italiano non lo è e non lo sarà mai presumo tant'è che nella pagina del game found era scritto a caratteri cubitali questo è un progetto limitato non lo vedrete mai quindi a meno che qualche retailer eh, abbia fatto il game found a sua volta eh, credo che comunque non sia di facile reperibilità Por and Dice è tutto un lavoro basato su le opere di Bexin, Bexin, Bexin scusate qua la pronuncia schifosa e che è un attore che comunque eh, conoscevo uh, un pittore, uno scultore, e mi ricordo di lui per il motivo più tragico possibile, ovvero della sua morte. O di come è morto praticamente assassinato, pugnalato da. non so se il maggiordomo, non mi ricordo. Comunque, per un motivo futile, tipo dei soldi, e voilà, occupa anche un attimino di spazio, come vedete. Ha anche un bel livello qualitativo, ha de, veramente delle belle sculture, delle miniature, eh, per esempio quelli dei Nightmares, eh, tutti i nostri seguaci. E soprattutto l'importantissima cattedrale che verrà costruita nel corso della partita, formata da una serie di pezzi. Insomma, come livello qualitativo e eh, di componentistica, non c'è niente da dire. Potrebbe sembrare a prima vista un gioco di controllo del territorio, e effettivamente quella è una parte predominante perché ci sono tutta una serie di eh, territori eh, nei quali noi andremo a mettere i nostri seguaci, li sposteremo, ci saranno dei conflitti, eh, utilizzeremo il nostro Shaper, cioè questa creatura alata, per convertire le unità degli altri giocatori, c'è un sistema di selezionazione davvero interessante che vedete qui. Eh, costruiremo gradualmente questa cattedrale fino ad attivare i vari nightmares eh, che sono questi qua eh, sono delle creature che nella seconda metà del gioco potranno essere attivate dai giocatori per eh, diciamo divorare i, i seguaci cioè le miniaturine per poi fare punti a fine partita e poi c'è anche qua il tracciato per esempio rituale che noi eh, avanzeremo nel corso della partita eh, ci sono i sogni che sono queste carte qui, ok? Queste eh, che sono praticamente degli obiettivi di gioco. Uh, un mappazzone di punti, non così esagerato, eh, per carità, però comunque ci sono un po' di modi di fare punti. Allora, prima di tutto, uh, vediamo qua tutta la parte di selezione azioni. Questo è l'indicatore di round, questo è il punto iniziale che viene scelto casualmente eh, fra i vari spazi. Alla fine del round di ogni giocatore eh, praticamente questo si muove sempre in senso orario. E nel momento in cui fa un giro completo finisce il primo giro. Al termine del terzo giro vedete che lì c'è un bel teschio, non significa che muoiano tutti ma che il gioco finisce immediatamente, quindi sono un massimo di tre giri. Vedete che lungo gli spazi ho messo questi indicatori. Questo è un esempio per due, poi vi farò vedere solitario ad opera del mitico Turzi, quindi ce ne saranno delle belle. E vedete che ho messo questi segnalini in modo alternato fra il primo e il secondo giocatore. Questa cosa ci ricorda chi è il giocatore attivo ogni round. Sembra una cosa banale, ma quando il giocatore attivo farà le sue azioni, dopodiché gli altri giocatori in senso orario potranno seguire. E questa roba sembra banale, ma se si gioca in quattro, soprattutto ricordarsi chi è il giocatore attivo, siccome gli altri possono seguire, eh, si può fare confusione. Tuttavia, il gioco può finire anche in un altro modo. Nel corso della partita costruiremo questa cattedrale che è formata da una serie di pezzi. Ci sono due lunghezze di gioco. Un gioco con lunghezza fissa, in cui alla fine del primo giro, dopo che ogni giocatore è stato attivo una volta, alla fine del turno di ogni giocatore si costruirà un pezzo quindi gradualmente in maniera costante viene costruita questa cattedrale si può invece giocare come vi farò per questo vedere per questo esempio con una lunghezza variabile in cui per costruire i pezzi noi dovremo completare le carte sogno ovvero i nostri obiettivi queste carte obiettivi vedete lì in basso hanno una condizione quando possiamo giocarla le coppe se vogliamo chiamarle coppe sono i punti vittoria e quel simbolino che vedete, ogni volta che viene giocata una di quelle carte, viene costruito un pezzo di cattedrale. Quindi con la seconda modalità di gioco, praticamente si costruisce la cattedrale in base agli obiettivi completati dai giocatori. Dopodiché ci sono anche due modalità, ci sono due tabelloni diversi su cui mettere i pezzi della cattedrale. Eh, questa, diciamo, è la modalità normale in cui i pezzi andranno assolutamente in ordine, no? in questo. Circolo qua, questi sono dei bonus che prenderanno tutti i giocatori praticamente. Nella modalità chiamata divergente, che vi farò vedere in questo esempio, invece la costruzione può essere varia. Eh, C'è naturalmente un ordine delle regole da seguire, ma io potrò costruire questi pezzi o questi, vedete queste tesserine, che prenderà solo chi costruisce il pezzo. E naturalmente sono dei bonus variabili e casuali. Ora, quando viene costruito questo pezzo di cattedrale, che sarebbe praticamente il, il rosone, allora passiamo allo stage numero 2, dove verranno eh, aggiornate tutte le carte, le carte Sogno, le carte Conflitto, ci sono due mazzi separati praticamente per ogni deck. Nel momento in cui la cattedrale viene completata, si girerà il tabellone dall'altro lato a mostrare questa enorme bocca inghiottente. Da quel momento in poi verranno attivati i Nightmares che inizieranno a divorare le nostre miniaturine che verranno piazzate qua. A fine partita poi ci sarà un calcolo dei punti in base a chi ha più miniature divorate. Ora ogni partita ci sono due Nightmares che vengono scelti casualmente, ognuno di questi ha una carta che vedete qui, ma naturalmente nella scatola ce ne sono parecchie con tutti effetti diversi quindi ogni giocatore avrà due regioni di partenza una regione in un angolo e una in un non angolo allora nella regione di partenza avremo un forte di livello 1 i forti potranno essere migliorati fino a un massimo di tre livelli il nostro forte iniziale a questo circoletto che vedete qua che indica la nostra fortezza non potrà mai essere spugnata potrà essere Ridotta in dimensioni, ma non potremo mai perdere l'ultimo pezzo della nostra fortezza. Iniziamo con due seguaci, il nostro Shapers. E poi nella seconda zona abbiamo altri due, due seguaci. A meno che questi seguaci non li mettiamo adiacenti alla cattedrale, quindi ne avremo uno solo. Ora, per il solitario, c'è un setup fisso in cui lui mi segue nell'angolo, diciamo in senso orario. Poi tutta la mappa viene popolata negli spazi vuoti. E poi se ne aggiungeranno naturalmente nel corso della partita quelli che si chiamano gli shadows, cioè queste miniaturine neutrali. Dopodiché, abbiamo il nostro sognatore, che è la miniatura che viene utilizzata per le selezionazione. Ora, questo è un setup per il solitario, dove il bot utilizza un terzo colore che li chiama cultisti. Allora, ci sono 5 azioni di gioco, ok? Queste qua sono le 5 azioni di gioco che rispecchiano le carte che hanno i giocatori qua sotto. Quindi abbiamo rituale, summon, fortify, maneuver e develop. Tutti i giocatori hanno le stesse carte iniziali a inizio partita dal mazzo sviluppo. Ogni giocatore riceve un upgrade che va a mettere sulla uh, azione corrispondente. Nel corso della partita queste azioni verranno migliorate, cioè io continuerò ad aggiungere delle carte upgrade a migliorare le varie azioni. Negli upgrade delle carte di secondo livello, come vedete, c'è un numero in coppe, quindi punti vittoria. La, la mia carta attiva sarà naturalmente quella in cima, ok? Ma io potrò migliorare più volte la stessa azione. E semplicemente calcolerò tutti i punti di tutte le carte giocate, ma sola, solo quella in cima sarà quella attiva. Allora, il giocatore attivo, questo è l'indicatore di round, questo è il colore del giocatore attivo, dovrà selezionare una delle azioni. Vedete che gli spazi azione sono questi qua grigi, sono chiamati spazi giorno e poi ci sono tre spazi notte. Il bot sarà sempre in uno spazio giorno. La mia selezione deve essere un'azione che non sia adiacente alla posizione attuale del mio sognatore. Quindi queste due azioni, per me, ok? Non sono selezionabili, devo selezionare una delle altre tre. Quindi io vado a selezionare un'azione e vado a piazzare la mia miniatura nello spazio giorno corrispondente. Dopodiché andrò a fare l'azione dello spazio selezionato oppure se non voglio, se non posso fare niente, posso pescare due carte sviluppo. Le carte sviluppo fanno parte di un mazzo che è questo. Naturalmente iniziamo con quelli di livello 1. L'azione che andrò a fare sarà dettata dalla mia carta, naturalmente, dell'azione corrispondente che può differire da un giocatore all'altro, ovviamente se è stata migliorata. Quindi dopo che ho fatto le mie azioni io posso scartare le carte sogno non desiderate. Ogni giocatore ne ha al massimo due alla volta e questi sono degli obiettivi che vengono giocati nel momento in cui c'è scritta la carta se noi abbiamo il requisito. Dopodiché vado a rifillare la mia mano di... Carte sogno, una delle carte del display di tre carte qua, visibili, oppure pescando a caso dalla cima del deck. Ogni volta che pesco una carta rifillo immediatamente lo spazio. Pesco delle carte fino ad arrivare a due. Poi devo scartare le carte sviluppo in eccesso all'ottava. Noi tutti iniziamo con tre carte, naturalmente di livello 1, e questa che è la Basic Combat che hanno tutti i giocatori. Questa carta potrà essere utilizzata solo in combattimento per l'effetto sotto e si riprende sempre in mano, cioè questa non viene mai persa. Dopodiché è il momento degli altri giocatori in ordine orario di reagire alla mia azione. Nello spazio notte adiacente alla mia posizione attuale, cioè dello spazio che ho selezionato, allora potranno fare un conform o, pot o potranno fare un dissent. Quindi se sono qui o qui potrò fare un conform o un dissent. Se invece sono in uno spazio notte non adiacente, potranno fare solo un dissent. Che cosa significa sta roba? Come vedete, ogni carta ha eh, un effetto attivo che utilizzo io nella mia azione quando sono il giocatore attivo, poi ha un effetto conforme e un dissent. Se sono adiacente al giocatore attuale, allora potrò fare un conform, oppure se non mi garba, posso sempre fare un dissent. Invece, se non sono Adiacente, dovrò fare eh, l'azione dissent Dopo che tutti hanno seguito, quindi il mio sognatore verrà spostato nello spazio notte seguendo eh, le frecce, e poi l'indicatore di round si muoverà di 1 in senso orario. Ora, quali sono le azioni di base? Prima di tutto, c'è il rituale che ci fa salire nel tracciato rituale. Ora, ogni volta che facciamo questa azione, abbiamo una salita gratis in uno spazio: eh, dovrebbe essere verde o blu. Come vedete sul tracciato rituale, questa è la nostra, la nostra posizione di partenza. Ogni giocatore, eh, ogni giocatore ha due indicatori. Li, li muoverà individualmente. Ci sono degli spazi verdi, che sono la, la maggior parte, e degli spazi blu, più difficili da, eh, da arrivarci, che però ti danno dei bonus nel momento in cui arrivi con un, con un indicatore. E poi ci sono i punti a fine partita. Per esempio, se a fine partita mi trovo così con questi due indicatori, andiamo a vedere eh, il, i punti che sono stati raggiunti o superati. Per questo farò tre punti e per l'altro ne farò cinque. Gli ultimi due spazi, okay, che sono quelli più difficili da raggiungere naturalmente, sono gli unici due rossi. Quando faccio questa azione, prima di tutto ho una salita gratis in uno spazio con un indicatore verde o blu dopodiché io posso salire un qualsiasi numero di spazi scartando, quindi mettendo nella mia riserva dalla mappa i miei seguaci dalle regioni con questo simbolo vedete che ogni regione ha questi simboli che poi corrispondono anche i simboli del, del round io posso avanzare un indicatore, per esempio voglio avanzare questo c'è il simbolo di eh, un alberello spoglio, allora dovrò rimuovere uno dei miei seguaci, se ne ho uno, e salgo di uno con questo indicatore. E posso continuare così ad oltranza. Se arrivo in uno spazio blu vedete che ci sono due simboli, quindi devo scattare due omini dalle eh, regioni con quei simboli lì, ottenendo subito il bonus che c'è scritto. In questo caso significa tre movimenti, poi vediamo dopo cosa sono i movimenti. Il simbolo che vedete sotto significa attivare un nightmare, ma questo si può fare solo quando la cattedrale è completa e quindi i nightmare diventano operativi. Questo ci fa costruire, per esempio, eh, un livello di un nostro forte. Questo ci fa muovere e fare una conversione con il nostro Shaper. E questo qua, invece, ci fa fare dei reclutamenti. Ora, c'è uno spazio aggiuntivo del tabellone, questo qua, che è chiamato il Limbo. Le miniaturine lì, i nostri seguaci, andranno a finire in seguito a una battaglia, quando sono sconfitte in battaglia. Durante questa fase io posso scartare tre dei miei mini per fare una salita qualsiasi. Quindi, come indicato sulla carta, prima o dopo aver speso i miei seguaci per fare le salite, ho una salita gratis su uno spazio verde o blu. Poi abbiamo l'azione Summon, quindi ognuno dei miei forti produce due e ogni eh, aria marcata produce uno. Allora naturalmente iniziamo con un forte di livello 1 che sarebbe la nostra fortezza, indipendentemente dal livello, può essere al massimo 3, ogni forte produce due omini. Ogni azione marcata produce... Uno Qual è lo spazio azione marcato in base al round corrente? Vedete che c'è questo simbolo? Significa che tutti gli spazi, per esempio, con la mezzaluna producono una miniatura indipendentemente dal giocatore. Tutti i giocatori possono essere anche gli altri, possono essere anche i neutrali, ok? Quindi in questo caso qua lo Shadows, quindi il neutrale eh, produrrebbe uno. Ora qua introduciamo il concetto fondamentale di controllo. Prima di tutto c'è un limite di unità per area Ogni giocatore può avere al massimo tre unità, cioè tre eh, seguaci del proprio colore in un'area, naturalmente possono condividere lo spazio. L il nostro shaper non conta eh, in questo limite, ok? Diciamo, si muove liberamente, non contribuisce, diciamo, alle battaglie. Ora chi controlla una regione? Per controllare una regione, io devo avere un forte. Di qualsiasi livello oppure in assenza del forte io devo avere la maggioranza di omini. In questo caso io ho il controllo di questa regione perché ho la maggioranza di omini. In caso di parità nessuno controlla niente. Ora se io ho un forte, indipendentemente dalla presenza degli altri giocatori, anche del neutrale, io continuo a controllare questa regione. Diciamo che una regione non può contenere forti di più giocatori. I forti devono essere prima demoliti e poi ci posso costruire i miei. L'unica eccezione è naturalmente la fortezza che non posso perdere mai. L'azione Fortify ci consente di spendere followers per costruire i forti. Quindi possiamo spendere uno o tre eh, followers per costruire uno o due pezzi di forte. Quindi io spendo uno o tre follower in qualsiasi combinazione, li tolgo, vanno nella mia riserva. Per costruire uno o due livelli, i livelli li costruisco indipendentemente da dove io abbia rimosso i follower. Posso toglierne uno qui e due qui, per esempio, per costruire un forte qua e uno qua. Ok, dopodiché c'è l'azione manoeuvre. Quindi riceviamo quattro punti: movimento per ogni punto. Movimento: spostiamo un nostro seguace da una zona adiacente oppure il nostro shaper. Tuttavia, i nostri eh, follower sono bloccati da quelli degli altri giocatori, compresi i neutrali. Quindi facciamo una conversione nell'area del nostro Shapers. Che cosa significa? Che io mando il mio Shapers in questa zona, tolgo uno di un altro giocatore, anche quello neutrale, e lo sostituisco con uno dei miei. Vedete qua, risolvo tre conflitti. Allora, i conflitti, naturalmente, dove. Eh, più giocatori coesistono nella stessa area, compreso il neutrale, ovvio. Ora attivo tre conflitti indipendentemente dalla mia presenza. Se per esempio c'è il giocatore B con il neutrale, qui dico risolvete un conflitto qua. Ok? E anche se non ci sono io. Se ci sono io, posso dire eh, risolvo un conflitto fra me e te, oppure risolvi un conflitto fra te e lui. Allora, le battaglie in realtà sono di una semplicità disarmante, allora andrò a giocare un tot di carte dalla mia mano, andando a vedere solo la parte inferiore, parte inferiore che è l'effetto combattimento, che ha semplicemente scudi e attacchi. Ora, quante carte posso giocare? Una carta per, o, per omino, quindi al massimo tre. Più uno se ho un forte, indipendentemente dal livello del forte. Quindi al massimo quattro carte per combattimento. Quindi i giocatori vanno poi a rivelare le carte, se io controllo la regione andrò a rivelare per secondo, inizia prima l'altro, se invece nessuno controlla la, la zona, decide il giocatore attivo, chi rivela per primo le carte. E i danni naturalmente si assegnano simultaneamente. Se io invece sto combattendo contro lo shadows, quindi il neutrale, dovrò rivelare le mie, poi pesco a caso una delle carte conflitto, anche queste sono divise in due aree, vado a vedere lo shadows quante unità lì sopra, al massimo tre, e applica questi effetti. Se io vinco, quindi per vincere devo tenere il controllo di quella regione, okay? applicherò questo effetto, altrimenti l'effetto sconfitta. Naturalmente chi viene sconfitto si deve ritirare in una zona adiacente. Poi abbiamo per ultimo l'azione Develop che ci consente di giocare fino a tre carte dalla mano e una sola di queste può essere un upgrade e poi ci fa pescare una carta. Quindi semplicemente io ho queste carte, applico l'effetto delle carte normali e poi le scarto. E le carte invece upgrade vengono sovrascrivono. L'azione la, eh, corrispondente, quindi si continua così fino alla fine del terzo giro. Ok, massimo. Oppure, nel momento in cui la cattedrale è stata completata, si sono attivati i nightmare che potremo comandare attraverso le carte eh, sviluppo. Ok, ogni volta che una carta ci dice controlla un nightmare, andiamo ad applicare gli effetti di controllo. Indicati pro proprio sulla carta stessa, e questi Nightmare inizieranno a divorare le le varie i vari seguaci, quelli miei, quelli degli altri giocatori, quelli neutrali. Vedete che ogni Nightmare ha lì sotto un uh, Devoured Limit: ce ne sono tre per carta, due, tre, quattro giocatori. Si va a vedere, per esempio, per due giocatori, qual è il valore maggiore fra i due, in questo caso 13 e 10. Quindi quel maggiore 13 significa che quando 13 miniaturine in qualsiasi combinazione fra i giocatori e neutrale sono stati divorati si triggerà fine partita. A quel punto ogni giocatore avrà lo stesso numero di turni. Dopodiché punti di fine partita. Prima di tutto il tracciato del rituale in base ai nostri eh, indicatori i forti, ogni forte di livello 2 da un punto, di livello 3 da due punti, quelli di livello 1 0. Le unità divorate, chi ha la maggioranza. Quindi, la maggioranza delle mie unità farò 8 punti, secondo 5, poi 3 e 2. A me conviene fare divorare le mie unità. Tuttavia, la maggior parte delle carte degli effetti ti danno un bonus se invece decidi di divorare quelli degli altri giocatori o del neutrale. Dopodiché gli upgrade, quindi tutte le carte upgrade di secondo livello che abbiamo giocato, anche se sono al di sotto inattive, ci danno quel numero di punti. E poi abbiamo semplicemente la somma dei punti dei sogni, cioè degli obiettivi che abbiamo risolto. Ed è giunto quindi il momento di spararci il solitario! Evviva! Solitario a cura di Turzi! Quindi immaginate già il casino. Allora, come vedete, il solitario ha tutto un suo set di carte assolutamente uniche. Eh, li chiama Kings of, King of Horrors, si chiama il bot. Lui avrà una serie di miniaturine, in questo caso quelle rosse che sono i seguaci che mette in girula e poi avrà un terzo colore, che, chiamati cultisti, che metterà per esempio su spaziazione, metterà su, sopra le carte sogno, insomma fa robe paura. Ha due carte eh, combattimento uniche che ha solo lui. Naturalmente anche lo shield che vedete qua. Inizio io il gioco. Andiamo a vedere prima di tutto le carte sogno che ho ricevuto. Allora questa, un punto, avere almeno due upgrade, che non è una cosa, una cosa difficile, quindi si può fare assolutamente. E questa va anche in combo, però devo avere questi upgrade, Performer Ritual e Summon. Inizio assolutamente io, almeno mi dà questo, questo vantaggio qui. Quindi seleziono un'azione. Direi che la prima azione che faccio è il Develop. Quindi vado a spararmi qui. È migliorata, è già migliorata. Come vedete, al posto di giocare fino a due carte, con questa ne posso giocare fino, fino a tre. Un massimo di una di questa può essere un upgrade. E poi pesco una carta. Ah, prima di tutto, giocherei questa carta che è una carta Summon. È un Upgrade che quindi andrà a migliorare la relativazione. Poi posso giocare altre due carte, solo una può essere un upgrade. Questa qua mi fa salire di uno step nel verde, ok? E poi posso scartare due carte per salire o nel verde o nel blu. Ma diciamo che io scarto questa e salgo di uno nel verde. Quindi semplicemente faccio questa salita e voilà. Questa, vabbè, l'effetto di combattimento non è male, ma vabbè posso giocarla. Allora, faccio fino a due conversioni in una singola area adiacente al mio Shaper e risolvo un conflitto. Allora, adiacente al mio Shaper è questa qui, dove ci sono questi, questi neutrali. Quindi li sparo via e li converto con due dei miei. Dopodiché, conflitti in realtà non ce ne possono essere, non c'è nessuna area dove due fazioni coesistano. Quindi, ho fatto la mia azione. Eh, naturalmente, le carte sogno me le tengo. Non ne pesco altre perché ce n'ho già due è il momento della sua reazione allora lui reagisce facendo un conform se è davanti a me di due spazi quindi se io avessi preso questa o questa azione in un loop orario quindi per esempio se lui è qua e io sono qui allora fa 1 e 2 andando in senso orario è quello che si chiama è davanti a me e quindi lui fa un conform se non è due spazi avanti sono più lontano allora lui farà un dissent Naturalmente, il conform per lui è la roba migliore quando fa il conform quando è a head, significa che due spazi avanti piazza un cultista nello spazio giorno che corrisponde all'azione conformata, cioè dove ci sono io, e poi piazza un cultista in uno dei sogni. Adesso vediamo cosa significa. Altrimenti, se fa il dissent, pesca una carta dal, dal mazzo sviluppo. Se un upgrade migliora, in realtà la, la butta sotto perché incrementa la forza dell'azione, come vedremo. Altrimenti, se non è una, un upgrade, la mescola nella sua mano. Quindi in questo caso fa un descent, pesca una carta, non è un upgrade, quindi l'andrà a mescolare nel suo mazzo insieme alle due carte combattimento che abbiamo visto prima. Ok, mescola insieme sta roba. Se invece fosse stato un upgrade, avrebbe slittato la carta sotto sotto la carta azione corrispondente. Non va a variare eh, diciamo le sue azioni va a incrementare la potenza delle sue azioni. Ora, come detto prima, lui completa i sogni, naturalmente ne ha due che sono piazzati in questo modo. Qui per completarli, lui dovrà, attraverso varie azioni di gioco, fra cui il Conform, piazzare i suoi cultisti al di sopra delle carte. Nel momento in cui in una carta ci sono un numero di cultisti pari ai punti vittoria, lui completa la carta. E lui fa punti a fine partita, oltre per questi, anche per i simbolini. Tocca a lui, allora prima di tutto devo vedere, io sì, mi devo spostare nello spazio notte, come al solito, tira il dadello per vedere che azione fa. Allora, lui si sposta, questo numero di cultisti, attenzione, cultisti, non spazi, quindi fa per esempio 1, 2, 3, ci fossero stati per esempio questo si sarebbe avrebbe fatto così 1 2 3. Poi lui va a, a spostare tutti i cultisti che ci sono nell'azione selezionata, che solitamente è 1, ma ce ne possono essere anche di più nel corso della partita, e li va a piazzare sulla sua carta azione corrispondente. In questo caso è il Maneuver. Allora va a calcolare la forza della sua azione. La forza può essere 1, 3 o 5. Ha ah, una forza per ogni omino sopra la carta, più una, una forza per ogni carta sviluppo piazzata sotto. Se lui ha 2, 4, 6, quindi non 1, 3, 5, dovrà scartare questi omini che andranno a finire nelle carte sogno sue, quindi li ha, lo aiuterà a completarle. No, scusate, manovra sta facendo. Allora, manovra con forza 1, perché ha un omino, ha 3 movement points. Allora, prima cosa. Per ogni area marcata che il re lui controlla spendi un punto di movimento per essere un cultista in un sogno. Non è questo il caso, perché il simbolo marcato è questo, e lui è in queste due regioni non c'è quel simbolo. Quindi spenderà i punti in movimento. Come li spende? Vediamo se Turzi ci viene incontro e naturalmente no. Allora, selezionare un'area che non controlla, e di cui non ha la maggioranza relativa che è adiacente a una che controlla, eh, qui oppure qui. Allora, se è possibile, selezionare un'area vuota, non ce ne sono, tra quelle non vuote, selezionare un'area eh, in parità per la maggioranza, un'area con la mia maggioranza, perché vuole rompermi i coglioni, ovvio, sì. Che lui non è che li sposta, li piazza. Nelle aree selezionate, piazzare i seguaci del re dalla riserva quindi non è che li sposta lo stronzo va qui con due e poi gli rimane un punto di movimento a questo punto gli rimane un punto di movimento e non saprei se qua ne aggiunge un terzo oppure se va in un'altra regione secondo me va in un'altra regione perché una volta che ha la maggiore che è in parità secondo me sì perché ha un punto rimanente qua c'è uno shadows. quindi uno a uno invece nell'altra ce n'è due come al solito, interpretazioni. Poi bisogna prendere la, le, le carte selezione aria. Andare a, a prendere le, le carte selezione aria delle aree possibili dove ci potrebbe essere. Eh, si mescolano insieme e cerca di combattere nell'area nell desiderata. L'area desidera, desiderata. L'area desiderata. Se è nel conflitto, dove la sua forza. E deve essere uguale o maggiore della forza dell'avversario. Cioè, alla fine sto casino, però lui risolve tre conflitti. Risolve tre conflitti? Ok, ce n'è uno qui e uno qui. Quindi che cavolo mi serve girare le carte solo per sapere l'ordine di risoluzione? Vabbè, tiro il dadino. un, 2, 3, 4, 5, 6. Boh, prima qua. Ovviamente a me rimane solo, so, perché è venuto a rompere le uova nei paniere, mi rimane solo la carta di combattimento di base. E lui invece ha due omini, quindi pescherà due carte. Ovviamente lui ha una forza incommensurabile, con due danni, io non ho scudi, io faccio un danno, ma lui para uno. Tra l'altro le mie unità sconfitte vanno a finire nel limbo, non dimentichiamoci perché quelli poi li posso spendere per salire nel tracciato. No, la basic combat rimane a me. E la sua carta shield, ok, se la riprende nel mazzo ovviamente, però ha un effetto aggiuntivo, io posso scartare una carta ad eccezione del basic combat per salire di uno step nel blu eh, o nel verde tuttavia non ho carte quindi ci ha parate. poi risolve questo conflitto qua dove c'è lo shadows quindi lui gira una carta che sarà eh, il basic combat suo allora il conflitto eh, dello shadows ne ha uno solo ha uno scudo e un attacco quindi lui viene spappolato e le sue miniature non vanno mai nel limbo. E lo Shadows rimane perché è parato da uno scudo. Benissimo. Allora, qua e mi dimentico sempre una roba. Allora, durante questa azione per ogni conflitto che lui vince, oppure per ogni conflitto che non lo coinvolge, ma in cui io perdo, va a piazzare uno dei cultisti nei sogni. Va bene, lui ha vinto una battaglia, quindi dove mette questi cosi qua? Li mette nel, nel sogno a cui mancano più omini per essere completato diciamo quello sopra perché eh, qua gliene mancano tre quindi vabbè lui se ha meno di due sogni perché l'ha completato in questa fase va a rifillare con un certo ordine e poi è il mio momento di reagire io posso reagire ok posso reagire siccome sono adiacente con un, un totale di due nelle aree sotto il mio controllo eh, posso farlo perché no quindi io direi che produco uno qui e uno qua, perché al massimo tre per regione. Da notare che la, la capacità può essere incrementata da queste carte. È solitamente sul Fortify, le carte upgrade qui possono incrementare la capacità per regione. Dopodiché, tutti i cultisti dalla sua carta vengono sbattuti qua alla riserva e uno di questi va a finire nello spazio azione che lui ha selezionato. Ok, e se si gioca? Ovviamente il gioco standard e abbiamo completato il primo giro. Lui costruisce un pezzo di cattedrale, ma sappiamo benissimo che le cattedrali con la modalità divergente le completiamo, cioè la costruiamo quando completiamo i sogni. E dopo questo agilissimo eh, turno del bot, tocca di nuovo a me. Allora io, queste due non le posso selezionare. Farò un Fortify. Ok, che tra l'altro non sono davanti a lui, quindi lui non potrà conformare. Allora, Fortify spendo uno o tre followers per fare uno o due pezzi di forte. Due da qua e uno da qua, nelle aree sotto il mio controllo, quindi una di queste due. Diciamo che metto un doppio qua. Facciamo così. Ma è un avamposto lì, perché so già che c'è un obiettivo nei sogni che mi dice di avere un tot di forti di livello 2. Ah, tra l'altro questa carta sogno la posso giocare? Sì, perché ho almeno due upgrade. Quindi alla fine della mia azione dovrò pescare un altro sogno. Alla fine del turno, di qualsiasi giocatore, avere due o più follower in almeno quattro aree. Si può fare. Avere almeno quattro forti di qualsiasi livello. Provo a, fare, provo a fare questa cosa qua. Questo. E vado a rifillare. Allora, ovviamente, lui reagisce, ma non è davanti a me, quindi farà un dissent. Una carta sviluppo e un upgrade, attenzione che è la carta che in realtà volevo io per il mio obiettivo va semplicemente a slittare qua sotto incrementa permanentemente la forza di questa azione ok quindi io mi sposto qua tocca di nuovo a lui vediamo lui di quanto si muove fa 1, 2, 3 e 4 bene perché sono di nuovo adiacente farà l'azione Fortify piazza quindi un omino sul Fortify la sua forza è 1 perché c'è un solo omino. Va a tirare un dadello di nuovo. Allora, o da 2 a 4. Allora, 2 a seconda del tiro del dado, eh, quanti follower rimuove, i forti che costruisce, eventuali carte che pesca, divorare. Vabbè, se siamo nella, nel secondo stage, rimuove uno dei suoi follower, da dove li rimuove? Un'area dove ha più followers che livelli di forte. Quindi assolutamente qua. Ok. Dove costruisce i forti? Nell'area che, che contiene meno forti del suo colore. Nelle aree che controlla. Quindi assolutamente assolutamente si metterà qua. Ok, con un livellino. Quindi tocca a me eh, reagire, posso fare un conform sul fortify. Pesco una carta o gioco un upgrade? A questo punto non ho upgrade allora io a questo punto che sono in questa posizione o scelgo questa o scelgo questa. Diciamo che lo sviluppo non è molto promettente perché ho, ho una sola carta quindi sarebbe sprecatissimo. Quindi quando c'è una situazione del genere, io al posto di fare l'azione posso, posso andare lì e pescare due carte. bom che è la cosa che farò, tuttavia che io mi metta qui. Ah no, io mi metto qua. A super caso. Esatto. Perché in questo modo lui non è davanti a me e quindi non potrà conformare. Lui non potrà... quindi dovrà fare un dissent come al solito. Scra una carta che aggiungerà al suo mazzo, vabbè. Poi mi metto qui, avanza. E di nuovo il suo momento. Lui si muove di due. Farà uno e due. Farà l'azione develop con... Con Forza 1 ha praticamente pesca due carte. Ah, ok. Comunque sia con questa roba. Una carta. Anche se non è uno sviluppo, va a migliorare eh, un'azione, la prima e questa è la seconda. Che sono entrambe degli upgrade. Attenzione, allora, la prima carta upgrade. Quindi lui va a migliorare il summon L'altra carta invece non è così sgravo: cioè ne mette una sola a, a finire io non posso fare un conformare perché non sono adiacente potrò fare il dissent uh, sullo sviluppo che mi dice pescare due carte ottimo quello che volevo allora io farò uh, l'azione questa l'azione sviluppo poi lui andrà a conformare vabbè allora la prima carta che, che gioco è questa Perform Ritual, quindi metto qua questo upgrade che mi è arrivato benissimo. La seconda carta che gioco: ah, tra l'altro, io lo sviluppo, quindi posso giocare anche tre carte. E poi pesco uno, ok. Gioco questa che mi consente di spendere due followers per salire di uno step sul tracciato. Facciamo così: dai, salgo nella luna su cui non ho moltissima presenza, e scarto via questi due. Poi posso giocare una, una terza carta, attenzione perché il develop l'ho migliorato. Allora c'è questa, questa non è male perché alla fine del mio turno mi fa muovere il Dreamer in qualsiasi spazionotte ed è ottimo perché così posso selezionare una roba diversa oppure posso andare per adiacenza e conformare, però è anche buono perché ha tre colpi qua sotto, né? Cioè, posso tenerla per quello. Non posso giocare un'altra upgrade purtroppo. Questa è la Basic Combat Non gioco la terza carta, no Alla fine eh, della fase la, la, questo mi dice pesco un'altra carta, vai così Allora, a questo punto posso giocare il mio sogno Perché ho almeno un upgrade Perform Ritual e Summon Ok Questo significa che alla fine del mio turno posso andare a rifillare uh, Vediamo, perdere un conflitto Che è una cosa che farò abbastanza spesso, quindi è, è un punto facile allora, quindi lui che è adiacente alla mia posizione andrà a eh, conformare, quindi va a piazzare uno dei suoi cultisti nell'azione, viene conformata, dopodiché piazza un cultista nei sogni. Eh, vediamo qua, in quella in cui ne mancano di più, qua ne mancano due, qua ne mancano due, in caso di parità, allora quella più in basso, cioè quella che ha da più tempo questa qua sotto ok allora se non sbaglio tocca a lui vediamo che cosa fa fa tre quindi uno due e tre allora vediamo che cosa fa forza uno di nuovo il tiro allora con quattro eh, rimuove due followers e costruisce due, fo due pezzi e pesca una carta ok ovviamente io non sono adiacente quindi sul fortify, allora il descent è spendere due followers per costruire un livello in un'area che controllo. Vorrei risparmiare i pezzi perché eh, non voglio incrementare adesso il livello. Quindi al posto di fare questo posso pescare una carta, direi di sì. Allora tocca a me, tocca a me. Quindi io farei assolutamente un summon. Ogni area sotto il mio controllo produce uno. E purtroppo solo queste due qua. Fanno qualcosa, poi mi devo muovere e eh? iniziare a fare qualcosa. Poi ogni area marcata produce uno. Il simbolo attuale è questa specie di corno: questa roba qua. Allora, qui viene prodotto uno shadow, anche qui, e in questo, è uno dei miei. Quindi mi arriva uno dei miei. Okay. Poi ricevo un punto di movimento e faccio una conversione nell'area in cui c'è il mio shapers. Ok, quindi tolgo uno dei suoi e metto uno dei miei, poi risolvo un conflitto, l'unico conflitto papabile è possibile questo qua, allora io forza 1, 1, giochiamo una carta a testa, gioco una carta, sarà questa che è uno scudo e io posso dire guarda ti tolgo, uso il basic combat, non faccia... nessuno fa danni, si para tutto. Il conflitto lo vince chi ha un forte o chi ha la maggioranza, in caso di parità decide il giocatore attivo come viene risolto il combattimento. E in questo caso decido che io perdo. Io perdo, quindi dovrò ritirarmi indietro. Lui vince, ok? Si farà il suo coso, eh. Ma perché? È risolvere sta, sta roba? Quindi alla fine del mio turno peschiamo, peschiamo un altro sogno. Assolutamente sì. Allora sono le stesse di prima. Ma si è giunto a vincere un conflitto contro gli shadows. Questo si può fare allora. Lui quindi non va a non è due spazi avanti. Quindi andrà a fare il descent. Poi tocca di nuovo a lui. Spostiamo questo che mi dimentico. Si muove di tre, farà uno, due e tre. Tuttavia, può avere forza 1, 3 o 5 se è pari. Uno di questi omini, quindi retrocede a uno, ma va a finire in un sogno. A questo punto va su quella a cui ne mancano di più, quella ne manca uno, quella ne mancano due, va così. Allora, forza 1 è la solita cosa: pescare due carte. Allora, sono due carte non upgrade. Però, se non sono stati pescati upgrade, la carta, l'ultima carta che ho pescato va a finire sotto l'azione con meno carte, e in caso di parità, scelgo io. Eh, gliela metto sotto qua, per migliorare sta cosa, sì. Ovviamente io non posso fare il conforme, perché non sono adiacente, il mio dissente eh, per lo sviluppo e pescare due carte. E tocca di nuovo a me, da notare che abbiamo fatto un giro, ancora non abbiamo completato... però è inevitabile, eh, perché queste carte sono proprio contate giuste, cioè il numero di simboli per forza ci fa finire la cattedrale. In quei nei sogni di secondo livello ovviamente non ci sono questi simboli. Io vorrei, fa vorrei fare uno sviluppo perché voglio giocare alle carte. Assolutamente sì. Allora, prima di tutto gioco una carta upgrade e voglio migliorare il maneuver Così adesso mi dà 6 punti di movimento e faccio una conversione dove c'è lo shaper e risolvo tre conflitti. Ok. Allora, altre due carte. Allora, posso. Con questa eliminare una, una unità in un'area marcata e se uno è uno shaper, posso salire in un tracciato, nel tracciato lì in uno spazio verde o blu. Non male. Che corrisponde a questo, dove c'è un, un bello shadows, salirò, salirò qua. Questa cosa mi dà tre punti di movimento. Volendo subito, questi li voglio muovere qua. Cerco di vincere un conflitto con i shadows per il mio sogno, e uno lo mando qua dove c'è, vabbè. Ah sì, lui quindi ah, lui, lui va a conformare, quindi aggiunge uno dei suoi pippoli dove l'azione è conformata E poi aggiunge un pippolo, in, que allora, in questa ne manca uno, in questa ne manca uno, quella sotto, la priorità, boom Ok, quindi completa la carta di sotto Semplicemente si fa due punti a fine partita, adesso costruisce il primo pezzo di cattedrale, finalmente allora vediamo, lui può selezionare eh, questi oppure questi, ok per costruire questo devo naturalmente sbloccare questo pezzo qua per un senso logico di costruzione, cioè non è che fluttua, capisco che sia una cattedrale inquietante ma i pezzi non fluttuano, in caso di parità scelgo io, lui naturalmente ha la priorità, se può prendere un uh, pezzo di livello 2 ha la priorità su uno di livello 1 così... Del 3 sul 2 e costruisce quindi il primo pezzo. Questo upgrade lui se lo tiene, gli vale semplicemente un punto a fine partita, ok? Non gliene frega nulla di quello che c'è dietro. Ovviamente, tocca a lui. Che cosa farà? 1, 2, 3 fa il Fortify di nuovo. Allora, il Fortify con forza 1 tiriamo il dadello. Con 4 rimuove due followers e costruisce due pezzi. Eh, non so che cosa accade se non ha abbastanza follower da rimuovere. Costruisce un livello, vabbè, costruisce, costruisce un livello. Eh. Mi pare che, che peschi anche una carta. Sì, e ovviamente lui a fine turno andrà a rifilare i suoi sogni. Allora lui cerca di prendersi di fare i set collection quindi. Siccome ha preso già questa, l'ha risolta una con questa campanellina, se nel display è presente una campanellina va a selezionare proprio questa. Se più dello stesso simbolo sono disponibili va a vedere quello che ha meno punti, cioè che è più facile da fare. Ovviamente io eh, non posso conformare, farò il dissent sul, sul fortify, che significa spendere uno o due followers per costruire un livello. Ah, secondo me potrei farlo, potrei farlo qua. Guarda, tolgo questo, anzi, li tolgo, li tolgo entrambi, mi costru costruisco sto pezzino, va bene, dai. Ed è finito tutto un giro, eh. Quindi siamo già al secondo giro e abbiamo fatto solo un pezzo di cattedrale. Allora, come notate, sì, il gioco con questa modalità ti dà, ti dà più varietà, soprattutto cioè, per i bonus, banalmente, che sono casuali. E allunga anche la partita, cioè se volete una roba più rapida Sicuramente l'altra modalità, cioè alla fine del turno di un giocatore si costruisce un pezzo alla volta Un pezzo, un pezzo, un pezzo Ovviamente lì saltate i primi due turni in cui non si costruisce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pezzi avremmo già costruito E per completarne ce ne sono 13 Ok, quindi avremmo costruito già 10 pezzi però mi pare, eh, mi pare più divertente questa cosa qua Di invece completarli in base agli obiettivi Si dà almeno un senso Cioè gli obiettivi sono basilari Perché sono quelli proprio che ti direzionano la partita no, Per sapere che cosa fare Ovviamente ci sono altre fonti di punti eh, Però questa è una grande quanti, possibile quantità di punti E ti direzionano sulle azioni da fare Si può avanzare allegramente Ci possono essere dei turni in cui se io riesco a spargemi, spargermi bene e avere tantissimi omini da rimuovere, lì salgo una cifra in un, un colpo solo, non è male. Poi una certa, una volta completata questo casino di cattedrale, che ovviamente il gioco accelera un attimo perché adesso magari lui ha selezionato delle robe, però la prima partita che ho fatto io, cioè lui ne ha risolte uno sfacelo, mi ha sfondato solo per queste carte sogno. Perché lui li mette in tante occasioni, gli omini qua sopra. E quindi lui va a costruire tanti pezzi. Detto questo, poi arriviamo alla, alla costruzione della cattedrale. Quando è completa, si attivano fin finalmente eh, i nightmares. E vedete che la maggior parte delle carte di livello 2, ok? Quando abbiamo costruito il rosone, ha nella dicitura Command One Nightmare. Command One Nightmare. E quindi iniziamo a muovere una delle due miniaturine lì. E per esempio questo affare, questo stantuffo qui, con sta signorinella aggraziata che si abbraccia un palo, la miniaturina quindi quando comandiamo si muove fino a tre e divorare una unità da ogni area adiacente all'area corrente. Per ogni unità divorata posso piazzare uno dei miei seguaci nella fortezza, vedete che ognuno ha il suo effetto. Questo invece muove esattamente di due e devi divorare uno shadows o un follower. Per ogni area in cui si muove, per ogni miniatura divorata si sale nel tracciato, ognuno ha assolutamente il suo effetto. Il bot ovviamente gli attiva anche lui, ma ha tutto un suo set di carte che devono corrispondere con quelle selezionate, è ovvio ma che hanno effetti diversi, cioè che lui muove cose, divora cose, ha una priorità. Ovviamente lui cerca di divorare i suoi, come del resto anche i giocatori umani, perché la maggioranza di unità divorate alla fine ti dà punti delle tue unità divorate. Però, come detto all'inizio, ci sono degli effetti che ti danno dei bonus se invece divori quelli degli altri giocatori oppure quelli neutrali. Boh, alla fine, questo gioco mi pare assolutamente interessante. Sicuramente spaventato dal Solitario perché c'è Turzi di mezzo sarà un casino, ha le sue complicanze. Eh. Come vedete, una volta che memorizzo i passaggi, alla fine non è così complicato. Come altre robe disdicevoli eh, frantuma balle, tipo quello di, di, di Wedding Machine, per esempio. E il gioco è assolutamente. Interessante, non vedo l'ora di giocarci con qualche essere umano. Vediamo Rocco che cosa farà nei, nei prossimi periodi. Almeno fare una partitina in due con un, con un umano vorrei. Non so se e quando questo sarà disponibile in commercio. Sicuramente, qualche retailer che a, avrà fatto il Game Found, ci sarà. E poi nei mercatini lo troverete, oh, figurate. E, e questo era Nightmare Cathedral. E ci vediamo per un altro giuoco. Saluti! I...